Z, Radio.0. Campania Radio Sport. Fuori gara! Tra poco al Parker di Napoli ci sarà un pomeriggio straordinario, veramente straordinario, con ospiti straordinari, argomenti straordinari, e allora ce ne dà conto Roberto Conte. Ciao Roberto. Caro Michele, pomeriggio a te e agli ascoltatori. Ci sarà un pomeriggio colorato e ce n'era bisogno. È stata ancora una volta una bella risposta colorata e colorita, se vogliamo definire così, della Napoli, che sa rispondere con l'ironia allo scudetto non colorato e anche non molto trasparente che quest'anno ha inanellato ancora una volta la Juventus. È stato un campionato combattuto, molto combattuto, più di altri, merito del Napoli, merito di Sarri, e però ancora una volta, nonostante questo sia stato l'anno del VAR, c'è stato qualcosa che non è andato. Oggi c'è un ospite importante, uno di quelli che le cose non le manda a dire, sarà anche lui all'Oper Parker, se tra pochi minuti a questo punto, a partire dalle 15, per il calcio a colori, con il magistrato Catello Maresca, il giornalista Sandro Rotolo, con l'assessore Cide Borrello, che pure abbiamo ascoltato in questi giorni, con il direttore del Centro Polizionario di Napoli, Francesco Pinto, l'abbiamo ascoltato ieri. Oggi torna con noi, ed è un grande piacere, lo scrittore Maurizio Re Giovanni. Bentornato a Radio.0. Ciao Maurizio. Allora, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora Maurizio, grazie come sempre della tua disponibilità. A pochi minuti da quello che andremo a raccontare a proposito del calcio a colori, tu sei stato anche ospite dell'anno del VAR, ne avevamo parlato poco prima di Natale, in maniera decisamente ottimistica, perché in effetti qualche errore era stato sistemato, si era aperto il campionato col primo rigore alla Juventus, cosa che nessuno si aspettava. Poi che cosa è successo? È successo che a un certo punto quasi non è stato più azionato il VAR, il mai di Bernardeschi a Cagliari, quello che è successo all'Olimpico con Benassià, a differenza di quello che poi abbiamo visto essere successo in Europa, e poi la famosa partita clamorosa di Orsato Inter Juventus. Qual è la risposta che si può dare oggi con questo calcio a colori? Ma io credo che il sistema abbia attivato gli anticorpi. Il gol nella fattispecie è stato il virus che ha minacciato di alterare l'IPAC, che ha minacciato di alterare un enorme sistema che vuole che certe squadre vincono e che certe squadre non vincano, semplicemente. Non sono più purtroppo gli anni Ottanta, in cui il Napoli, il Cagliari, il Verona, la Sampdoria potevano vincere il campionato in maniera del tutto imprevedibile, anche all'interno di un sistema calcio che comunque aveva i poteri forti. Adesso purtroppo questo non avviene più. Abbiamo visto, nonostante il VAR, dei clamorosi, giganteschi errori arbitrali, che hanno comportato un indirizzo, diciamo così, verso certe situazioni, che poi hanno portato a questa ennesima, settima vittoria in campionato, con Napoli secondo, 4 punti, che in qualsiasi altro campionato, e anche nel campionato italiano, in 2 degli ultimi 25 campionati avrebbero portato la vittoria del campionato. Che dire, ci sono delle ragioni esogene e delle ragioni endogene. Le ragioni esogene sono sicuramente quelle. Un sistema che si attiva, che si protegge, un sistema di potere forte, consolidato. Non so se al posto del Napoli ci fosse stata per esempio il Milan o l'Inter, come sarebbe andata a finire. E delle ragioni endogene, purtroppo, con una rosa incompleta, rivelata praticamente incompleta nella seconda parte del campionato, come molti osservatori, io stesso, avevamo ampiamente detto fin dall'estate. Il Napoli non aveva riserve nei tre attaccanti, al voluto, presa di Milik. E quando questi tre attaccanti hanno fatto un campionato mostrando la corda e realizzando la metà dei gol che hanno realizzato l'anno scorso, sia Mertens che Insigne che Caglion, allora a quel punto siamo andati incontro a un crollo, anche grazie a una gestione della stessa rosa che magari poteva essere più, diciamo, più ampia nella prima parte del campionato, ma anche in parte della seconda, in maniera da arrivare meglio fisicamente alla fine. Quindi le ragioni del fallimento: è stato un mercato di gennaio terribile, anzi è stato un non mercato di gennaio, quando il Napoli avrebbe potuto tranquillamente integrare di poco la sua rosa. E invece ciò non è avvenuto, non solo, ma sono persi anche due giocatori che avrebbero potuto partecipare alle rotazioni, Maximovic e Giaccherini. Di fronte a questa situazione purtroppo è stato questo. Noi oggi col calcio a colori
intendiamo fare tre cose: ringraziare la squadra innanzitutto per la meravigliosa cavalcata del Milton, per le bellissime cose che la classifica non mostra, cioè il gioco, cioè il rimonte, tutte cose del genere che sono state bellissime. In secondo ordine, richiamare l'attenzione di tutti al fatto che non siamo più intenzionati a guardare una terribile omissione della regolarità del calcio, grazie a Orsato e grazie agli eventi successivi. E in ultimo, rimarcare una volta di più che non è questa la città che può essere fatta segno a cori, a violenze verbali così reiterate, così continuative, senza che nessuno ne parli, già che nessuno ne parla, ne parliamo noi. Maurizio, la tua risposta è stata, come dire, così ampia e variegata che mi ha risparmiato anche la domanda successiva, che sarebbe stata quella delle responsabilità del Napoli. Invece tu, con grande onestà intellettuale, grande rigore, hai analizzato tutto quello che non è andato, sia a livello, come dire, di palazzo, se lo vogliamo dire così, sia anche a livello del Napoli, che qualche colpa per aver perso almeno 6-7 punti per strada ce l'ha. Con 98 punti avrebbe vinto il campionato, sarebbe stato un campionato perfetto, così non è stato. Allora con te voglio guardare al futuro. La mia ultima domanda, prima di lasciarti la curiosità dello studio con Michele Sibilla e soprattutto lasciarti andare al Parker, fino a qualche giorno fa avremmo pensato a Sarri in panchina, avremmo parlato di rotazioni, di migliorie. Ora sembra che questo grande amore stia per terminare. Innanzitutto, secondo te, perché è andato a finire così, se sta andando a finire così? Ma soprattutto, da Giampaolo ad Ancelotti potrebbe cambiare un mondo, da un'ennesima scommessa a un top manager. Cosa dovrebbe fare De Laurentiis, secondo il tifoso Maurizio De Giovanni, per dare una grande risposta alla gente, o mai Sarri andasse via? Ma io sono convinto che la società sappia che c'è un capitale che non può essere dilapidato. Questo capitale è un capitale di gioco, è un capitale tecnico, ma è anche un capitale di amore, di grande riconoscimento e di fiducia della città nei confronti della squadra. Quindi io sono convinto che questo periodo sia purtroppo in conclusione, perché si perde la sistemazione della faccenda, francamente. Me ne dispiace enormemente, credo che Sarri sia stato veramente fantastico, lui e i suoi giocatori, in questa meravigliosa cavalcata. Credo però che il ciclo sia concluso, non tanto e non solo per l'evidente contrapposizione ideologica che c'è tra la società e l'allenatore, quanto per purtroppo per un fine ciclo tecnico. Io vedo molti giocatori sopra i 30 anni che sono stati fondamentali e che sembrano saturati, sembrano aver definito la propria esperienza in questa città. Credo che è attorno a un grande manager, cioè che anche accorto a un grande allenatore nazionale, si può ricostruire la squadra, cioè per intendere. Ancelotti, che dovesse venire a Napoli, chiederebbe i giocatori all'Ancelotti e questo sarebbe per Napoli e per il Napoli una buona garanzia, quindi mi auguro vada così. Michele. Sì, io Maurizio ti chiedo due curiosità velocissime. Che effetto ti ha fatto leggere la notizia su AMSIC e se credi che possa appunto innescare una sorta di reazione a catena un po' pericolosa? Io sono un po' preoccupato, a dire la verità. Ma sai, i giocatori hanno dei contratti e a parte due o tre che hanno le clausole, gli altri non ce l'hanno, quindi sono dei professionisti. La società può decidere se amministrare questo professionismo di questi giocatori in un modo o in un altro. Non vedo grandi margini di preoccupazione. Quelli che hanno la clausola, certo, potrebbero andare via, ma creeranno tali plusvalenze che comporterebbe la possibilità e l'opportunità di sostituirla adeguatamente. Gli altri giocatori hanno dei contratti in essere, quindi possono manifestare del scontento, ma hanno anche dei contratti da rispettare e sono dei problemi. Quindi da questo punto di vista io starei a guardare con attenzione, francamente non credo di avere margine di problemi. L'altra curiosità, Maurizio, invece è la vicenda che riguarda i giocatori del Napoli, un po' tutti, stavolta i nomi sono quelli di Pepe Reina e Paolo Cannavaro. C'è sempre e probabilmente ci sarà sempre una contiguità, no, tra determinati ambienti e i giocatori. Questo però non vuol dire che un giocatore
sia colluso, insomma, sia coinvolto in vicende così gravi da giustificarne, almeno spero, un'iscrizione nel registro degli indagati, addirittura un deferimento in FIGC. E poi tra l'altro da Torino ci stanno un po', come dire, ciurlando nel manico. Ricordiamo che a Torino c'è una vicenda chiara, ben più grave, molto ben più grave, molto ben più grave. Purtroppo è che non è un discorso di travi e di pagliose, purtroppo questa è una problematica innanzitutto che inerisce il lavoro dei magistrati, e sinceramente non credo sia il caso di parlarne senza avere una cognizione completa di Certo. Succede, certo. Come succede. Credo da uomo della strada, cioè da cittadino, che uno debba stare un po' attento alle persone con cui viene messo in contatto, anche e soprattutto se è un personaggio pubblico. Se ti chiamano per fare una foto è un discorso, se ti chiamano da un tavolo in un ristorante per fare una chiacchierata, per mettere le firme su un pallone, su una macetta, è un discorso. Io, succede anche a me a volte, ne sono felicissimo. Diverso è frequentare delle persone in maniera stabile. È difficile frequentare delle persone, diventare amico di queste persone, ricevere benefici da queste persone e non rendersi conto che non vengono questi benefici. Se qualcuno ha sbagliato, è corretto ed è giusto che paghi il suo prezzo. Secondo me questo vale per tutti e non ci si deve fare belli nel nominare una città o l'altra, questo può succedere dovunque. Napoli è una città particolarmente complicata da questo punto di vista, quindi io mi auguro che i giocatori, che sono ragazzi, ricordiamolo sempre, cioè di 26, 27, 38 anni, possa fare mente locale di più sulle persone che frequentano. Molto vero quello che diceva Maurizio Re Giovanni, perché al di là di profili penalistici o di giustizia sportiva, sarebbe importante, dottore, giocatori, come dire, di una certa esperienza, cioè, quindi non cioè, soltanto i ragazzi in questo caso non si prestino, evitassero determinate leggerezze, nel senso che a volte avere qualcuno che ti invita continuamente in un locale, che ti accompagna continuamente, fa piacere, però è bene sapere, ecco, con chi ce la si fa, se uno volesse usare un termine napoletano. Cito Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia, che era Reggio Calabria, disse: io ho difficoltà a fare amicizie, nel senso che se devo andare a cena con qualcuno, inevitabilmente mi devo chiedere questo qualcuno chi è. Ecco, questa domanda è giusto che a Napoli ce la si ponga, senza poi voler esagerare, perché tutto il mondo è paese, a cominciare da Torino, ed è giusto che Michele Sibilla citava questa situazione. Oggi però pensiamo soprattutto a questa bellissima iniziativa del calcio a colori, Hotel Parker, si parte dalle 15, Catello Maresca, Sandro Rotolo, Francesco Pinto, Ciro Borriello, c'è soprattutto Maurizio Re Giovanni, grazie ancora una volta per essere stato con noi. Ciao Maurizio. Ciao, grazie, un abbraccio a tutti. RPZ, Radio.0, Campagna Radio Sport. Fuori gara!